Signori, benvenuti al nostro appuntamento settimanale con tutte quante le uscite della fumetteria. Partiamo subito con lo stacchetto e poi andiamo diretti con tutte quante le uscite. Eccoci qui. Allora, signori, settimana un pochettino fiacca, la settimana di mezzo del mese è sempre con poche uscite, anche per darci un pochettino di fiato, visto che settimana scorsa sono usciti tanti titoli e settimana prossima ne usciranno ancora di più. Quindi partiamo con la Salda Press, che ha fatto uscire due cover variant di Buffy, una seconda variant del numero 1, tiratura limitata, questa volta invece di 250, tiratura variant dovrebbe essere tipo 500, e poi numero 2, eccolo qua, tiratura variant, vediamo, 500, eccolo qui, non so se si vede. E quindi Buffy l'ammazza vampiri si porta al secondo volume. Ricordiamo che il primo volume viene venduto con il regalo, una busta speciale, uno shopper in tela molto carino, il segnalibro e la medaglietta ancora, e la spilletta ancora disponibili. Poi passiamo a The Walking Dead numero 68. Ricordiamo che sono i numeri finali ed erano presenti anche nel cofanetto edizione limitata Aeternum, che purtroppo è completamente esaurito, tiratura limitata mi sembra 1000 copie. Poi Predator numero 21, ecco qui, Alien numero 38 e Terminator numero 8. Passiamo ora alla Planet Manga. Sì, Planet Manga con, vediamo subito, edizione Complete Edition dello squalificato capolavoro, finalmente riunito in un unico volume, versione Colossal, tipo quelle di Attacco dei Giganti, dal prezzo di 25 euro, esattamente come Attacco dei Giganti Colossal. Banana Fish numero 6. Gigant numero 5 e Ti amo ma fatti ammazzare numero 10. E per la Planet Manga abbiamo finito, adesso passiamo alla Panini con questa raccolta di David Murphy a 26 euro, leggerissima, penso che sia perché la carta è riciclata, infatti è veramente veramente leggero questo volume. Poi cosa abbiamo? The Old Guard, di cui ho visto anche il film su Netflix e con Charlize Theron, molto carino e soprattutto molto politically correct, visto che all'interno della loro squadra ci sono praticamente tutti, musulmani, asiatici, caucasici, tutto, cioè penso che mai visto un telefilm più politically correct di questo, cioè un film, perché questo comunque era un film. Mary Jane, che mi sembra che era della settimana scorsa, a noi è arrivata questa settimana a 16 euro, la stupefacente Mary Jane. E adesso passiamo agli spillati con Wolverine numero 3 o 404, ricordiamo la doppia numerazione è importante per i nuovi lettori perché indica le varie run, quindi se volete iniziare questa run dovete comprare il numero 1, che sarebbe però il numero 401 della vecchia numerazione. New Mutants numero 4 e Guardiani della Galassia numero 11 o numero 85. E questa qui è andata, adesso passiamo alla DC, che adesso è sempre in mano alla Panini, con questo bel mattone di Belmeglio, Ross, mille artisti ragazzi, un capolavoro, l'ennesima ristampa, però questa volta in un unico blocco di Batman Black and White a 85 euro, un volume veramente molto importante e anche molto pesante, sopra copertinato, è veramente alta qualità. Poi continua l'evento della DC col numero 2 di Leviathan, passa al numero 4 Superman, eccolo qui, e invece al numero 2, perché esce con cadenza differente, Batman e Superman, che devo dire è quella che il negozio ha avuto più successo. Non l'ho ancora letta. Justice League numero 2.
Che altro abbiamo? Qui abbiamo anche un Ratman, che la parodia di Star Rats arriva al numero 5 con le Ortolani. Questa è la parodia della terza trilogia della serie di Star Wars. Penso che abbiamo finito per quanto riguarda la Planet Manga, la Panini, e adesso passiamo alla J-Pop. J-Pop con Oremiya, numero 13, Words and Harem, numero 7, e Hell's Paradise, che anche questo in negozio ha avuto un successo devastante, che arriva al numero 5. Eccola la novità di questa settimana, ce la siamo conservata per il gran finale, un grandissimo Isekai, grande successo in Giappone, e credo che di questo farò anche una recensione, una video recensione. So I am a Spider-Man, so what? Eccolo qui ragazzi, a 6,50€, numero 1, con la copertina, che purtroppo non possiamo farvi vedere, è fatta con quel materiale che si illumina al buio, quindi molto 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 carino. Penso che abbiamo finito per quanto riguarda le uscite, e però volevo ricordarvi una cosa. È iniziata il periodo di 10 giorni per prenotare le copie per lo Star Day. Adesso faremo una ricapitolazione totale su tutte quante le opere, e vi ricordo il funzionamento. Potrete acquistare adesso, pagando anticipatamente, le vostre copie e farci aggiungere una dedica. Le copie usciranno ufficialmente, ci saranno inviate il 26 e il 27 settembre, e avranno la dedica scritta. 380 fortunati potranno ricevere addirittura uno sketch dell'autore sull'albo che hanno richiesto. Ricordiamo, cosa molto divertente, molto bella, organizzata molto bene, che il 26 e il 27 ci sarà una diretta sul sito della Star Comics, dove potete vedere gli artisti che disegnano e firmano le vostre copie. Quindi se siete fra i fortunati che riceveranno lo sketch, è molto probabile che potrete addirittura vedere mentre lo stanno facendo. Ricordiamo che i preordini scadono alla fine di luglio, quindi oltre quella data non sarà più possibile per me recuperare le copie. Quindi buona visione, scegliete le vostre copie e contattateci. Ciao ragazzi! Eccoci qua con le proposte per lo Star Day. Iniziamo dal fondo, iniziamo con Blu nella Terra dei Sogni, 12,90€ l'albo, ed eccolo qui di Davide Tosello. Ricordiamo che potete richiedere le vostre copie entro il 31 di luglio. Continuiamo a salire con un grande volume unico, guardate che tavole, con Conan il Cimmero, Intrusi a Palazzo, di Paolo Martinello e Patrice Loiné, non so se si pronuncia così. Eccolo qui, continuiamo a salire per vedere meglio, un po' di supereroi con X-Men Man of War, l'albo lancio, a solo 1,90€. Ricordo che non ci sarà un sovrappezzo per la firma, bensì il costo sarà sempre quello dell'albo, e tre di questi albi sono a solo 1,90€, quindi affrettatevi a preordinare le vostre copie. Eccolo, questo l'ho richiesto io personalmente con dedica, Urgenza livello 3, un fumetto molto impegnato che secondo me vale veramente il suo prezzo, 14,90€, di Alberto Ponticelli, anche per questo l'ho preso. Continuiamo, che cosa abbiamo qui? Ernest e Rebecca, 12,90€, cartonato della collana Star Lollipop. Poi, cosa abbiamo? Sempre Ernest e Rebecca, eccoci qui, con un Mask D di Divine Children, anche questo un cartonato, volume unico, quindi questo potrebbe essere carino anche come idea regalo. Infatti potrete tranquillamente acquistare un albo e mettere una dedica particolare, casomai a un amico, ai vostri figli. Vediamo che cos'altro abbiamo oltre. Si sale, ed eccolo qui, Bacteria, albo lancio, con la cover inedita di Matteo Bussola. Eccolo. Ricordiamo che molti hanno già ordinato le loro copie senza nemmeno aver visto le copertine, quindi adesso è finalmente possibile vedere le copertine. Questo l'ho ordinato, assolutamente, Examen di Carmine Di Giandomenico, perché veramente questo merita, e speriamo di riuscire a ricevere anche uno sketch, perché effettivamente un po' di fortuna anche per noi, perché ricordiamo che saranno fatti solo 380 sketch completamente a caso, e potete vederli in diretta dal sito della Star Comics il 26 e il 27 di settembre. Eccolo
qui Source Line, un giorno sarà fantasticologa. E andiamo oltre di Paolo Antista, eccolo, e penso che siamo in dirittura di arrivo con il volume 2 di Baobao. Ricordiamo che anche il volume 1 è disponibile in fumetteria con uno sketch edizione limitata, infatti ce lo siamo riusciti a caperrare qualche anno fa. Ed eccoci con Il Muro volume 2. Ricordiamo che Il Muro è disponibile anche in fumetteria, il volume 1. Quindi potete tranquillamente iniziare questa serie e prendere addirittura il volume 2 con una piccola dedica. Quindi, signori, ricordatevi di iscriverci, ricordatevi che il tempo limite è il 31 di luglio e niente, ci vediamo per il prossimo video. Ciao ragazzi! Eccoci qui, chiudiamo il video ricordandovi di seguirci sempre, di condividere i nostri post e soprattutto di iscrivervi al canale YouTube. Potete acquistare comodamente anche dai link in descrizione e sul sito Manga Comics Market. Signori, ci vediamo la prossima settimana con le novità e infrasettimanale con il video speciale su come si gioca a Keyforge. Ciao ragazzi!